Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questo gameplay vi mostrerò come ottenere un uccello leggendario, come ottenere anzi l'ultimo uccello leggendario che ci manca, ovvero Lugia. Esatto, qui su Oji Island, o Oji Isol, chiamatelo un po' come volete, si potrà ottenere Lugia. Proprio lui. Siamo appena arrivati dopo aver battuto, dopo aver vinto la World Cup. Ed ora si devono prima di tutto affrontare questi allenatori, tra cui c'è una nostra vecchia conoscenza. Vediamo un po', eh. Allora, mettendo avanti il nostro Totodile, no, non voglio surfare, voglio metterti davanti. E nel frattempo vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, di iscrivervi al canale e di non per non perdervi i prossimi caricamenti. IMX Silver Wings. Questo fa le ali d'argento. In che senso? Tra l'altro hai messo davanti. Hai solo Sandslash contro il mio Totodile. Ok, non ti andrà molto bene come partita questa. Mi ha fatto davvero tanto danno, sai. Comete mi fa già più danno. No, dai, no, dai. Ha fallito Surf. Ma si può fallire Surf? Buonanotte adesso pure con la. Ok, no, dai, non ha fallito. Anche con la precisione diminuita. Ok. Abbiamo vinto. Great battle, maybe I'll make a silver wing for you. Ecco, grazie, dammi una ala d'argento a me. Non c'è nessun segreto qui, dice questa bambina. O meglio, questo bambino, Oliver. Che stiano nascondendo qualcosa? Può darsi. Ah, qui tocca mandare Heracross. Assolutamente. E lui usa Spark, va bene, l'importante è che non mi paralizzi. Poi io lo tiro giù con un terremoto. Bene, così. Please, don't tell anyone. Ok, non lo dirò a nessuno. E lui è una nostra vecchia conoscenza. Glacial, che bello vederti ancora. Ti ricordi di me? Ci siamo incontrati alla Lega di Kanto. In ogni modo, c'è un gruppo di persone malvagie sopra. Sono troppo forti per me, ma forse I can get you ready for them. Ma forse ti posso preparare per loro. Ok, va bene, non ha molto senso questa cosa. Caro mio Richie, proprio lui quello che avevamo sfidato alla Lega Pokémon. Non ha molto senso che tu mi prepari ad una lotta contro dei tizi facendomi fuori metà squadra. Però dettagli. Sì, appunto, guarda quanto mi fa male. Mannaggia lui. Ok, devo per forza mandare Pikachu in un secondo. Altrimenti mi uccide tutta la squadra. Questo Charmeleon ha una sua lanciafiamme. Buono, paralizzato, eppure si gode. Wild Charge e addio. D'altronde lui sta usando il suo Pokémon di canto, quindi io sarei autorizzato ad usare i miei Pokémon di canto contro questo tizio, eh. Sparky, praticamente Pikachu, mandiamo Heracross. Se riusciamo a piazzare un terremoto potremmo anche one shottarlo. No, beh, one shottarlo no, ma bishottarlo sì. Thunderbolt, ok, non ci uccide. Quasi one shottato, peccato. Andiamo di aerosalto. Tuono? Aia. Fortunatamente non ci ha ucciso. Ok, ci ha paralizzati però. Va bene comunque. Era cosa ha fatto il suo. Lava plume. Attenzione, l'inferno of Scarlet Flames torches everything around the users. It may burn. It may targets with a burn. Potrebbe scottare. Beh. È un'alternativa al lanciafiamme in realtà. Che però fa più o meno la stessa cosa. Anzi, Lavaplume però potrebbe colpire più persone, più bersagli contemporaneamente, vero? Dai, togliamo il Flame Charge che tanto non lo userà mai. Ok, livello 38 per Heracross. Cruise! Mo chi cacchio era Cruise? Mandiamo Noctowl così. Vediamo chi è, non mi ricordo chi è Cruise, ragazze. Questo qua che ha soprannominato tutti i suoi Pokémon. A Pupitar, ok. Lui è di tipo buio anche, no? Quindi Psico non gli farà nulla. Usiamo Approar. Ma anche Approar non gli fa niente. Vai, Approar di nuovo. L'importante è che non mi faccia tentennare. Poi va bene tutto. Ok, a questo punto usiamo uno Psichico che dovrebbe bastare. Ok, non è ancora di tipo buio. Allora è Tyranitar che diventa tipo buio. Lui è ancora di tipo roccia. Happy. Mo chi cacchio è Happy? Ah, Butterfree, ok. Contro Butterfree andiamo di volo.
Vai. Purtroppo il nostro Noctowl morirà, probabilmente. Sì. Ah no, viene sostituito. Vediamo chi tira dentro. Heracross. È proprio quello sbagliato. Mannaggia, mannaggia te. Andiamo di Cyndaquil, va. Vediamo se riesce a resistere Cyndaquil ad un attacco di Butterfree. Alla faccia. No, non resiste. No che non resiste. E viene pure addormentato, vabbè. No, qua si cambia Pokémon. Tocca Pikachu. Altrimenti questo ci fa fuori ancora tutta la squadra. D'altronde se ha dei Pokémon che lui prende da canto, siamo anche noi autorizzati ad usare i Pokémon di canto. Perché altrimenti non è reale questa cosa. Ok, vorrebbe imparare Roost, che sarebbe Trespolo. A noi non interessa, quindi no, grazie. Pikachu a livello 58, vorrebbe imparare Tuono. Ma come vi ripeto, il mio Pikachu è un Pikachu fisico, quindi Tuono non glielo insegno. Cyndaquil non si evolve, grazie. Ok, ora possiamo passare. Qui c'è il Team Rocket, quindi devo essere pronto a combattere, curandomi un attimo i miei Pokémon. Ecco fatto. Vai. Perfetto. Poi un paio di Full Heal. No, aspetto Full Heal. Vai. Ok. E dato che quella ha l'aria di essere una sfida in doppio, direi di usare la tattica che abbiamo usato anche nella palestra, Noctowl e Heracross. Vai. What's a punk like you doing here? Cosa sta facendo uno stupido come te qui? It's laughable that you are even trying. Fa ridere che ci stai addirittura provando. Va bene, vedremo chi riderà alla fine di questa lotta, eh. Butch e Cassidy. Comanda nel campo Raticate e Primate. Ok. Attenzione, eh. Attenzione. Andiamo di Brick Break su Raticate e di Psichico su Primate. Dinami Pugno fallisce e si gode. Brick Break one shot su Raticate, ottimo. Heracross al 38. Cyndaquil al 38. E Psichico fa relativamente male. Ok, andiamo di Brick Break ancora su di lui, che è super efficace, e Psichico su Primeape. Dinami Pugno di Primeape missa ancora. Fantastico. Perfetto, e Psichico finirà il lavoro. Ottimo così. Hitmontop, va bene. Contro Hitmontop andrà di Aerosalto e di Psichico. Doppio focus e Hitmontop ci lascerà. Triple kick. Interessante, ma fa anche abbastanza danno in realtà. Ma non ci tira giù Noctowl. Perfetto. The name is Butch. How dare you? Va bene. Niente, Cyndaquil non si evolve, grazie. Anche se ora potrei togliere il condivido esperienza. Togliamoglielo. Ridiamogli la carbonella, dov'è? Andiamo a prenderci la Carcoal. Dov'è? La carbonella. Oddio, non l'ho vista. Aspettate, eh. Guardo lo sprite che forse conviene. Eccola qui. Carcoal. Give a Cyndaquil. E gli togliamo il condivido esperienza. Che ha fatto abbastanza esperienza per ora. Poi, chi abbiamo davanti? Heracross, va bene. Eccolo lì Lugia. E qui abbiamo uno scienziato che sta provando probabilmente a fargli del male. Osi sfidarmi? Io sono uno dei ricercatori più abili del Team Rocket. You will not get him away, non mi fermerai. E beh, lo vedremo questo, mio caro ricercatore Namba. Manda in campo Heracross, è meglio, Electabuzz e noi Heracross. Andiamo di Earthquake. Thunderbolt non ci fa troppo danno in realtà, mentre il nostro Earthquake fa malissimo. Fa davvero tanto male. Maledetto, maledizione. Non ci dimenticheremo di questo. E se ne vanno, ora noi potremmo catturare Lugia. Quindi, allora prepariamoci alla battaglia. Andiamo con un'altra super pozione su Noctowl. Ok. E salviamo ovviamente sul current save file, perché potremmo ammazzarlo in teoria, quindi sempre salvare prima dei leggendari, mi raccomando. E a questo punto proviamo a paralizzarlo
con Pikachu, con Nuzzur, non dovremmo shottarlo in teoria. Anche, vediamo che livello è soprattutto. Andiamo a vedere questo Lugia. Bello Lugia però, è figa quanto è bello. Al 35 comunque, nemmeno tanto alto di livello. Andiamo di Nuzzur. Ok, paralizzato, buono. E a questo punto potremmo addirittura provare a catturarlo senza indebolirlo ulteriormente, ma non so se abbia mosse che lo curano. Quindi direi di provare a indebolirlo ulteriormente. Andiamo a Totodile, che anche volendo non potrebbe fare nessun danno per ucciderlo. Safeguard, va bene. E andiamo di Surf. Buono. Andiamo con un altro surf, non dovrebbe fare brutto colpo, si spera. Ok, ed ora iniziamo con le Ultra Ball. Attenzione, attenzione, lui si boosta tutto in continuazione, questa è una pessima cosa, speriamo di catturarlo immediatamente. Perché se si inizia a boostare così, poi ci one shotta tutta la squadra. Ok, prima ball andata. Calmamente, si aumenta l'attacco speciale e la difesa speciale. Andiamo in un'altra Ultra Ball. Dobbiamo stare attenti qua, perché se inizia a boostarsi, poi davvero ci one shot tutta la squadra in un colpo. Questo ce l'ho one shot sicuro adesso, sì. Per l'appunto. Mandiamo un altro Pokémon e mandiamo. Non c'è nessuno che possa diminuire la precisione, vero? Non ho nessuno che abbia quel tipo di attacco. Mandiamo un Noctowl. Beh, ma qua adesso semplicemente manderemo tutti i Pokémon che abbiamo per semplicemente tankare i colpi. Mentre noi tiriamo quante più Ultra Ball possibili, sperando di catturarlo. Anche se mi sa che siamo ancora molto lontani. Fortunatamente ogni tanto entrerà la paralisi. Questo almeno ci aiuta un po'. Però guarda, meglio di così, c'è Vita Rossa paralizzato. Non si può fare, eh. Quindi andiamo ancora di Ultra Ball. E speriamo che questo Lugia venga catturato. Tra l'altro è davvero bello Lugia. Chi voi chi preferite tra Lugia e Ho-Oh? Questo sarà super efficace, ok. Noctowl resiste. Io sono davvero indeciso perché mi piacciono entrambi. Mi piacciono davvero tanto entrambi. C'è da dire che i leggendari delle prime generazioni, prime tre generazioni, diciamo, sono davvero tutti fighissimi. Tutti, non ce n'è uno che faccia cagare delle prime tre generazioni. Già dalla quarta in poi, a me personalmente, per esempio, Dialga e Palkia non piacciono particolarmente. Mentre Giratina lo trovo molto figo. Darkrai, anche esso, Shaymin pure. Però già iniziano ad esserci dei leggendari che dico meh, come appunto Dialga e Palkia. A livello di design sto parlando e non a livello di potenza nel competitivo o altro. Mentre passando poi alla quinta generazione, a me di design non piace Zekrom. Preferisco Reshiram, ma non mi fa impazzire. Poi che altri leggendari ci sono in quinta? In quinta ci sono. Sapete che in questo momento ho un vuoto di memoria? Ah, Kyurem! Sì, non me lo ricordavo perché mi fa cagare anche Kyurem come design. Certamente. No, guarda, i design di quinta di leggendari mi piacciono. E mentre stiamo parlando di leggendari abbiamo catturato Lugia! Ok. Preso. It is said to be the guardian of the seas. Si dice che sia il guardiano dei mari. It is rumored to have been seen on the night of a storm. Si dice che appunto sia stato visto sul night of a storm. The night of a storm non so cosa sia, forse sia l'occhio di un ciclone probabilmente. Viene tradotto in questo modo, non voglio dare un soprannome a Lugia. Abbiamo preso un altro Pokémon, per il Leavindex ovviamente. Vado a salvare un'altra volta per evitare bug eventuali. E siamo a 200 Pokémon tondi tondi nel Pokédex. Qui non dovrebbero esserci strumenti invisibili, da quello che so. Abbiamo preso Lugia. E possiamo ora tornare a Red Rock. E da Red Rock, in teoria, possiamo tornare a Olivine City. Eccoci qui. Eccoci qui, abbiamo fatto questa deviazione incredibile per partecipare alla Will Cup. Prendere Lugia, che ora voglio andare assolutamente a vedere nel box. Eccoci qui. Eccolo qui, abbiamo un po' di Pokémon da smistare, eh. Abbiamo Corsola, oddio, un po' di Pokémon 2 in realtà. Corsola, che è il numero 222. Vieni con me, Corsola. E dato che sei il 222, penso che tu debba stare qui, giusto? No, 223, quindi uno prima.
Eccoti qui. 222. E il nostro Lugia. Il nostro Lugia che è al 249. Lo prendiamo e lo andiamo a mettere vicino a Ho-Oh, che sei il numero invece 250, perfetto. Eccoli qui. I due leggendari di Yoto, i due uccelli leggendari di Yoto, ci mancano i cani leggendari e Celebi. E poi avremo anche. Potremmo avere tutti i leggendari di Yoto. Mentre i leggendari di Kanto, come vi faccio vedere, sono già stati tutti catturati. Tutti in video, potete andare a recuperarli quando volete quei video per vedere come si catturano, dove si catturano, come si ottengono. Guardate, sono tutti qui. Emu è da questa parte. Sono da video che potete facilmente trovare sia in descrizione nella playlist che nel primo commento, sempre nella playlist. Quindi potete vederli ogni volta che volete, se ve li siete persi qualcuno. E il Live Index piano piano viene completato. Abbiamo ottenuto anche Corsola nello scorso episodio e Lugia in questo. Ottimo. E a questo punto, dato che abbiamo ancora un po' di tempo in realtà, allora sì, diamoci una curata ulteriore a Pokémon, anche se non è che serva poi così tanto. Vi faccio vedere che una cosa che ci avevano detto in uno degli scorsi episodi, a cui avevo dato poca importanza dicendovi guardate ci torniamo la prossima volta, è che se noi adesso torniamo a Kanto, un modo per tornare velocemente a Kanto è quello di prendere il treno magnetico che c'è qui, a Golden Road City. Guardate, tac, e siamo tornati a Kanto. Qui siamo a Zafferanopoli. Ora, se noi andassimo con volo a Fuxiapoli, questa qui, potremmo entrare nella zona Safari e potremmo accedere all'area di Yoto in realtà, perché ora l'area di Yoto è aperta, quindi direi di farlo come conclusione dell'episodio per vedere quali Pokémon rari di Yoto si possono ottenere in questa zona Safari. A me manca ancora da ottenere in realtà Chansey qui dentro, che non troverò mai nella vita perché è troppo raro. Vediamo dove posso passare, di qua? No, di qua è ancora bloccato. Di lì mi sembra ancora bloccato. Tangela non mi interessa perché l'ho già preso. Questa è la parte di Kanto ancora, eh. Qua non possiamo passare. Vediamo da questa parte. Nemmeno qui. Continuiamo dall'altra parte, abbiamo un Tauros. Tauros l'abbiamo già catturato, non è di nostro interesse. Qui possiamo passare. Ecco fatto. Ora siamo nella zona di Yoto. E neanche Pokémon si trovano qui dentro, esploriamolo un attimo. Oh, Shuckle! Mai visto uno Shuckle per ora. O meglio, forse visto da un allenatore. Ma possiamo catturarlo adesso. Va bene, vai. Nella zona Safari sapete meglio di me che è letteralmente solo culo, tutto quello che puoi catturare. Cioè va tutto a culo. Ok, Shuckle preso. Perfetto, altra aggiunta al nostro Living Dex. Poi, qui abbiamo uno strumento, che è uno zinco, va bene. Relativamente interessante in realtà. Ah, Elekid, che okay, qui quindi si trovano anche i Pokémon Baby, in teoria. Quindi se non volete perdere tempo a fare le uova, potete aspettare fino ad arrivare appunto a questa zona in cui. A questo punto del gioco in cui la zona Safari libera la prima parte di Yoto, e potete venire qui a catturare Pokémon Baby. Dai, fatemi uscire altri Pokémon però. Magby ce l'abbiamo già. Addio. Vediamo chi si trova, eh. Magari di notte si trova qualcun altro. Ah, un Marip. Abbiamo già tutta la sua linea evolutiva, quindi non ci interessa. Abbiamo già ottenuto Fluffy e Ampharos. Un altro Shuckle, no grazie. Vediamo un po' chi si trova, eh. Oh, Smoocham, lui invece ci manca. E ci manca anche Jinx, tra l'altro. Quindi ce ne servono due di Smoocham. Vediamo di prenderli, eh. Dai, Smoocham di merda. Entra. Ok, dai, però. È più difficile catturare Smoocham che Lugia, ma ti rendi conto? Guardalo! Se non entra in questa, ti tiro un sasso. Ti tiro un sasso, basta. Hai rotto le palle. Vai, scappa adesso. Bravo, via. Fuori dalle palle. Ma scusatemi. Ma mi sembra il caso che uno Smoocham sia più difficile da catturare di un Lugia. Ah,
Ah, l'Arbitar? Figo, non so se sia raro da ottenere qui dentro. Però ovviamente provo a catturarlo. E niente, scappa via. Come non detto, come vi ho detto già prima, nella zona Safari va tutto a culo. Quindi sarà una delle zone più rompivalle da completare. Anche per quanto riguarda Chansey, cioè io non ho ancora trovato un Chansey. Ero tornato un paio di volte alla zona Safari a farmela di nuovo tutta, ma non ho mai trovato un Chansey. Tra l'altro Chansey mi serve anche per ottenere Happiny. E molto probabilmente poi non proverò a catturarne un altro. Hounder ce l'abbiamo già, anche Houndoom. Non proverò a catturarne un altro di Chansey perché penso che sprecherei meno tempo a fare tipo due uova e ottenere un Happiny e poi un altro portarlo a diventare un Blissey. Tra l'altro Blissey, Pokémon mega tancone, divertentissimo da usare, però bisogna stare attenti perché un attacco fisico di tipo lotta lo disintegra. Niente, non riusciamo più a trovare né Smoochum né Larvitar. Continuiamo a trovare solamente questi Pokémon che non ci servono. Cambiamo un po' Erba Alta, anche se non cambia assolutamente nulla, è più una cosa psicologica mia. Ecco, va, cambiamo Erba Alta. Mettiamoci qui sotto. So che c'è anche una Pepita invisibile qui da qualche parte, ma non so di preciso dov'è. E vabbè, è una pepita, quindi cioè, amen, anche se non la prendiamo. Tanti soldi non ci mancano in questo momento. E non è che bisogna comprare chissà cosa in Pokémon Fire Rush. Niente, ho solo Merip. Solo dannati Merip. In quella di Kanto si trovano solo dannati Tauros, qui solamente dannati Merip. Guarda lì. Tutti fieri che escono uno dopo l'altro. Mentre di Smoochum nemmeno traccia. E Elekid. Cioè Smoochum e Larvitar, che sono i due Pokémon che mi interessano, ne sono usciti una volta ciascuno. Una sola volta. Perlomeno abbiamo preso Shuckle, quindi non è stato un totale fallimento. Eccolo qui di nuovo Smoochum, dai, entra però adesso, eh. Non fare lo stronzo, non fare lo gnorri, entra. Niente, impossibile catturare Smoochum. E arriva e fugge. Ditemi com'è andata voi nella zona Safari, perché io la ricordo come una delle zone più stronze di Pokémon, anche Rosso Fuoco. Perché mi ricordo che quando dovevamo prendere Kangaskhan, Scyther, Tauros e Chansey, ho passato tipo le ore in quella zona Safari per provare a catturarle. Perché ovviamente Tauros mica era. Mica si incontrava facilmente come qui, come in Pokémon Fire Rush, era un Pokémon raro anche quello. Quindi c'erano tipo 4 Pokémon rari da prendere lì dentro, compreso Dratini, da pescare. Però Dratini bene o male si prendeva, eh. Invece Tauros, Kangaskhan, Scyther e Chansey soprattutto erano un incubo da catturare. Ma più che altro perché essendo nella zona Safari, cioè non puoi indebolirli, non puoi far niente, ecco qui un altro Larvitar che scapperà. Non puoi indebolirli, non puoi fare niente. Se li tiri il sasso scappano. Se li tiri l'esca è meno probabile che scappino, ma è meno probabile anche catturarli. Ecco, addio l'Arbitar. Quindi, se non sbaglio tecnicamente, la cosa migliore per massimizzare la probabilità è comunque provare a tirare una ball. Io qui Murkrow provo a catturarlo perché mi servirebbe per Hunchcrow. Provo a tirare un'altra ball. Tanto non mi costa nulla, ormai sono nella zona Safari. Niente. Dai però. Forza. Impossibile catturare anche Murkrow. Poi tra l'altro te li fanno trovare livelli anche abbastanza alti, quindi il loro tasso di cattura è ancora più basso. Niente, mi ha fatto sprecare 4 Pokéball e poi se n'è andato. Altro Pokémon inutile. Vediamo un po' chi troviamo, eh. Magby, niente da fare. Per adesso in questa zona Safari abbiamo Chansey nella parte di Kanto, Larvitar e Smoochum nella parte di Johto da catturare. Tutte e tre ovviamente Pokémon abbastanza rari, perché Smoochum, cioè, letteralmente non esce mai. Cioè, Larvitar è uscito 2 volte, Smoochum 2 volte, su quanti tentativi? 20? Furret non mi interessa, ce l'ho già. Vediamo chi esce. Marip di nuovo. Niente, hanno riempito la zona Safari di Marip. Infami. Elekid.
E io con Elekid e Magby avevo già fatto le uova con Magmar e Electabuzz, quindi non mi servono letteralmente a nulla. A meno che possa catturarli magari per farli diventare poi Magmortar ed Electivire. Potrei, vabbè, tanto sono qui. In caso mi servissero, basterebbe venire qui a prenderli. Vedete che escono come niente, tra l'altro. Quelli rari sono gli altri. Quelli rari sono quelli che non ho ancora preso, mannaggia loro. Dai, su. Niente da fare. Cambiamo erba, va. Anche se penso che stia per finire, tra l'altro, la nostra zona safari. Di nuovo Erekid. Marip. Ma qualcosa di interessante è possibile averlo, tipo una volta ogni tanto, no, eh? Quanti incontri abbiamo fatto? 30? 40? Cioè, i Pokémon che mi interessavano sono usciti 5 volte, compreso lo Shuckle iniziale. Che a quanto pare è raro pure quello, perché non è più uscito. Quindi pure Shuckle è raro, in teoria. È letteralmente uscito alla prima botta e poi non è più uscito su boh, quasi 40 tentativi, probabilmente. Houndour. Penso che possa aumentare. Ecco, Houndour e Macrow penso possano aumentare il loro encounter rate di notte. Ecco, non abbiamo catturato praticamente quasi niente. Zona safari truffaldina, questa. Totalmente truffaldina. Andiamo nel centro Pokémon, va, andiamo a mettere a posto almeno lo Shuckle che abbiamo trovato. Ecco fatto. Shuckle, vediamo che il numero 6 è 213. Quindi qui. Ecco, eri vicino al tuo posto comunque. Beh dai, uno nuovo l'abbiamo preso. Ha un Berry Juice, questo va bene. Direi di prenderglielo. Item, take, sì. Mentre Corsola non ha niente. Corsola, se non sbaglio, può tenere, mentre lo catturate, Stardy Rock o Hard Rock, una cosa del genere. È lo strumento che si è tenuto, potenzia le mosse di tipo roccia, quindi è, diciamo, relativamente inutile, a meno che non vogliate avere un Pokémon in particolare. Non so, un Aerodattilo o cose di questo tipo. Comunque, io vi ringrazio per aver seguito questo video, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!